Allora, ci sono buone notizie per chi soffre di mal di schiena cronico e non solo perché ci sono buoni risultati offerti da cure sperimentali mini invasive, ma anche perché vi è stato l'avvio di un diverso e più intenso rapporto tra l'INAIL e il mondo della medicina. Diamo subito il buongiorno a Vincenzo Denaro, che è professore ordinario e primario emerito di ortopedia e traumatologia all'Università Campus Biomedico di Roma. Grazie per essere con noi questa mattina. E poi Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di Medicina del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Benvenuto anche a lei, buongiorno. Dottor Iavicoli. Buongiorno. Allora, professor Denaro, cominciamo con l'immagine che stiamo proiettando, che è questa, ed è un'immagine che ci aiuta molto bene nella descrizione che stiamo per fare con lei. Sì, questa è un'immagine che mostra una risonanza magnetica alla prima. Immagine, si vede una colonna normale con questi dischi bianchi che sono assolutamente sani, invece nella 2 si vedono quello con queste freccette indicate che ci sono dei dischi che soffrono, sono diventati neri. E questa è la zona, diciamo, di critica che innesca malattie lombalgiche e quindi disturbi della colonna vertebrale. L'importanza di questo nostro incontro è quello di far conoscere come negli ultimi anni al campus biomedico stiamo cercando di curare le malattie della colonna vertebrale, quindi le lombalgie, con la medicina rigenerativa. Che significa la medicina rigenerativa? Cioè usare delle cellule pluripotenti dello stesso individuo che si chiamano staminali e iniettarli nei dischi malati per rigenerarli. Ovviamente questo è un epifenomeno dopo 17 anni circa di cure e di indagini scientifiche e rigorosa attività di ricerca. E cos'è il problema di questo disco? Bisogna illustrarlo un poco. È un filmato con cui possiamo vedere le varie fasi di questa nuova procedura. Se lo guardiamo insieme, poi lei ce lo spiega. Va bene. Praticamente la procedura consiste nel prelevare nella parte posteriore della colonna, nella cresta iliaca, con un ago, il contenuto che è il contenuto del midollo, nella quantità che ci serve per poter avere tante staminali, viene inviato in una fattoria cellulare da uno dei nostri partner che è a Milano, l'ospedale Cagranda di Milano, diretto dalla professoressa Lazzari, e queste cellule vengono isolate, vengono coltivate e vengono espanse in modo da avere la possibilità di poterne avere nell'ordine per ogni disco di circa 15 o 20 milioni che ce ne servono tale. E la Cell Factory, una volta che mi ha isolato e espanso, me li manda e noi in sala operatoria, in anestesia locale, mediante degli aghetti piccolissimi che entrano per via percutanea nei dischi, vedete quegli aghetti che entrano nei dischi, vengono iniettate, sono ovviamente aghi canulati, vengono iniettate queste cellule staminali. Ovviamente il disco ha una certa resistenza, per cui bisogna piano piano magari cercare di somministrarli gradualmente. E finita questa, diciamo, somministrazione, questi aghi vengono tolti e l'individuo si ritrova con un arricchimento delle cellule del disco che cominceranno a sviluppare e a creare la produzione di quelle cellule ricche di acqua che danno la funzione ammortizzante del disco stesso. Quindi si ricrea. Li ricrea. E noi già a distanza di un mese abbiamo dei risultati in oltre il 70% dei casi di un miglioramento clinico. Tenete presente che questi casi che si sottopongono alla cura sono soggetti che hanno già fatto trattamenti conservativi, fisioterapia, busti, eccetera, con risultati assolutamente negativi. E oggi la chirurgia ortopedica, oggi una cosa che posso offrire è quello di stabilizzare i segmenti mettendo viti e bloccando i segmenti, laddove in questo caso qui rimane l'articolarità delle singole vertebre e la funzionalità delle vertebre stesse. Professore, una curiosità, questa tecnica è applicabile lungo tutta la schiena? Cioè, mi riferisco anche per esempio alla cervicale. No, si applica prevalentemente nel segmento più mobile, più sottoposto al carico, che è quella lombare. Chiaro. Soprattutto lì.
Allora, dottor Iavicoli, allora, questo traguardo di cui ci parlava il professore è anche vostro, condiviso da voi, giusto, dall'INAIL? Sì, giusto. Questo progetto ACTIVE, che è un progetto multicentrico, coordinato dal gruppo del professor Denaro e quindi del campus, dell'Università Campus Biomedico, si inserisce in una serie di progetti dove l'innovazione tecnologica e l'eccellenza clinica vogliono contribuire a ridurre un problema come quello delle malattie osteoarticolari, in questo caso specifico della schiena, del rachide, che costituiscono le malattie osteoarticolari 2/3 delle malattie professionali, un fenomeno in crescita. Dal 2010 siamo passati a quasi 18.000 malattie professionali di questo ambito, fino ad arrivare a oltre 37.000, quindi insomma un progressivo e continuo emersione, crescita e consapevolezza su cui vogliamo dare un approccio integrato che parte dalla prevenzione fino a riabilitazione e reinserimento, certo, lavorativo. Allora, professore, vogliamo, come dire, cercare di capire come siamo arrivati al traguardo di cui abbiamo appena parlato? Ma guardi, la possibilità di rigenerare il disco è stata una delle nostre caratteristiche, oggetto delle nostre ricerche già più di 15 anni fa. Io ho inviato uno dei miei collaboratori, attualmente un ricercatore che collabora con me, il dottor Gianluca Vadalato, è inviato in America per fare questi primi risultati in laboratorio, e si è visto che mettendo restaminale con le cellule del disco queste si rigeneravano. Successivamente abbiamo vinto un programma di ricerca del Ministero della Sanità in cui siamo passati ad applicarle sull'animale. Applicato sull'animale siamo andati avanti per poterlo applicare sull'uomo, e c'è stato un programma di ricerca europeo che ha visto molti centri specializzati europei. Per l'Italia siamo stati noi soltanto quelli scelti, e abbiamo già somministrato cellule staminali non autologhe come quello di cui stiamo parlando, che facciamo adesso al campus, ma cellule provenienti da donatori. E abbiamo visto su 18 pazienti come questo determinava nel tempo un miglioramento notevole della qualità di vita di questi pazienti. Quindi è stato facile poi, quando l'INAIL ha pensato di venire incontro ai suoi problemi, ai suoi laboratori, e ha fatto, sì, un bando di ricerca, avendo noi tutta questa know-how già pronto, è stato facile poter agganciarci e diventare protagonisti di questa ricerca. Quindi, dottor Iavicoli, possiamo considerarlo questo come un episodio molto importante di un nuovo rapporto tra il vostro istituto e il mondo della medicina in generale? Il percorso, l'idea è quella della presa in carico del lavoratore, investendo dalla prevenzione nei luoghi di lavoro, quindi insieme ad altri progetti che progettano l'innovazione anche tecnologica, la robotica o la sensoristica nei luoghi di lavoro, ma con il mondo clinico che dialoga anche con il mondo della medicina del lavoro, quindi del ritorno in azienda, della gestione del giudizio di idoneità, quindi tutto un percorso di personalizzazione. Un conto è riabilitare un lavoratore agricolo, come vediamo in questa immagine, un conto è riabilitare un lavoratore che lavora in ufficio, quindi certo, la personalizzazione del percorso che parte dalla presa in carico, e l'approccio multidisciplinare del campus biomedico, che è anche uno dei punti di eccellenza anche come massa critica di pazienti, che offre ampie casistiche, è sicuramente un partner ideale. Professore, abbiamo qualche secondo per dire quali sono i vostri obiettivi ancora? Sono quelli di far conoscere queste tecnologie avanzate che facciamo, e in modo tale che si possa, la gente che vuole sottoporsi, vuole essere arruolata in questo tipo di ricerca, si possa fare sentire presso il campus biomedico. Addirittura abbiamo una mail ad hoc
che, su cui, a cui si possono rivolgere. Perché quindi ovviamente si può andare sul sito del campus biomedico, per esempio, reperire informazioni. Che non è che si possono prendere tutti i pazienti, perché ci sono dei criteri di esclusione che sono l'obesità, malattie gravi, certo, eccetera, certo, e anche il grado di degenerazione del disco, deve essere una fase iniziale. E questo vuole essere una sollecitazione a dire, quando il trattamento conservativo non funziona, a pensare che esiste questa possibilità. Anche questa possibilità. Grazie. Grazie professore. Grazie, grazie per gli avvicoli.